I più celebri caffè di Parigi sono sempre stati legati a un periodo artistico ben preciso. Il più celebre di tutti, il Moulin de la Galette, quello eternato da Toulouse-Lautrec, è ridotto ormai a un triste magazzino. Da Montmartre passiamo a Montparnasse, il cuore della bohème degli anni verdi. La Coupole non è cambiato affatto, è rimasto come il giorno della sua nascita, il 1927. Modigliani, Matisse, Picasso sono le vedette del libro d'oro più famoso degli anni 30. In questo caffè c'erano due cinesi che vendevano stoffe. Un giorno hanno deciso di vendere il negozio, ma ad una condizione, di conservare i due cinesi, les deux magots come portafortuna. Ma questo caffè è celebre per un altro motivo. Qui lavorava Jean-Paul Sartre, dopo l'ultima guerra, preparando la rivoluzione culturale che tutti conoscono con il nome di esistenzialismo. Gli hippies hanno lanciato una nuova moda, i drugstores, qualcosa di mezzo fra caffè, ristorante e supermercato. Qui posso togliermi una grossa soddisfazione, comprare un libro anche in piena notte. Questa donna è Capucine, una delle attrici più eleganti di oggi. Vogliamo scoprire il segreto di questa sua eleganza sobria e raffinata. Questa donna sceglie Cori. Questa donna veste Cori. Cori, l'eleganza sulle ali di una farfalla.